Ciao a tutte, vieni qua, questo è il vlog. Questo sarà il primo vlog di Praga. Anch'io. Yes, number one. Dobbiamo guardare qua, capito? Sì. Allora, ci stanno già succedendo cose stranissime. Di tutto di più. Quindi, per cui, se non doveste mai riuscire a vedere questo video, dai, ma rompere! Tocca ferro. Allora, abbiamo mangiato da Burger King. Sì, Roma, perché prendiamo il volo a mezzogiorno e qui ovviamente a luna saliamo, cioè parte, però a mezzogiorno e mezzo era lì, quindi arriviamo alle 2 per non fare tardi. E nada, quindi adesso stiamo andando a buttare la pattumiera. Vuoi raccontare le disavventure? Vieni. Prima disavventura. Io e Giada abbiamo litigato. Io e lei abbiamo litigato. Cioè, mi ha mancato di rispetto in realtà. No, lei, e non mi ha chiesto scusa con la motivazione. No, l'ho dovuto chiedere io scusa con la motivazione. Aveva al ciclo? È il ciclo? No, sì. Per una volta che viaggio non ho il ciclo. Seconda disavventura. Gianni passa con la valigia ai controlli, gli bloccano la valigia perché dicono che la sua valigia non va bene, non rispetta le misure. Perché c'aveva il carrellino un po' più alto, non riusciamo a staccare il carrellino, la imbarchiamo, le 47 ruote, euro. Le ruote? 47 euro. Solamente l'andata. Poi? No, il peso, la seconda disavventura. La valigia da imbarcare, anziché 23 kg come avevamo letto sul sito, erano 20 kg, quindi abbiamo dovuto togliere 3 kg, per poi dire 3 kg. Però c'era un sacco è stato di il motivo perché abbiamo litigato. Esatto. Ok. E quarta disavventura, il tipo che ci deve venire a prendere al ritorno per all'aeroporto, ha capito che noi arriviamo alle 8 qui a Malpensa, in realtà noi arriviamo alle 11. 11. Quindi adesso Fabio ha dovuto inviare una mail dicendogli che abbiamo... Poi cos'altro? Che non ci siamo intesi. Poi in linea di massima non sta andando. Diciamo che siamo molto fortunate. Sì. Esatto. Dai, in linea di massima vedremo. Adesso siamo in questo bellissimo parcheggio dell'aeroporto. Ah, no, la prima disavventura è che il tipo che ci stava accompagnando ci ha portato al terminale. È vero, c'è la terminale 2. E non è che ce ne siamo accorti. Dopo che siamo scesi, ci siamo accorti, quindi poi ci ha preso di nuovo e ci ha accompagnato al terminale 2. Di Malpensa. Quindi tutto molto olè. Destinazione Praga, stiamo salendo sull'aereo, appunto abbiamo preso l'EasyJet, quindi una compagnia molto economica, e sopra l'aereo abbiamo incontrato un nostro carissimo amico di scuola, questa persona che vedete adesso nel video e che fa lo steward, quindi ci ha fatto molto piacere trovare un amico appunto da sempre. Abbiamo incontrato appunto delle cime innevate bellissime come spettacolo, perché siamo partiti appunto presto. E arrivati in aeroporto abbiamo subito fatto la Praga Card. Vi consiglio di farla perché avete oltre ai mezzi gli ingressi per alcune attrazioni. Come vedete, lo spettacolo all'arrivo era stupendo, magnifico. Siamo entrati anche in diversi negozi e c'era questo qua di giocattoli pieno, cioè tipo 3-4 piani, dove c'era il paradiso per i bambini. Secondo me è un posto fantastico. E nella prima sera abbiamo cercato di visitare quello che riuscivamo, anche perché abbiamo beccato l'accensione dell'albero nella piazza che avete visto prima, e praticamente per arrivare da una parte all'altra ci abbiamo messo forse un'ora e mezza, quando a piedi 5 minuti. Questo è il Ponte Carlo e siamo stati fortunati perché siamo arrivati alla mattina prestissimo e non c'era nessuno. Abbiamo visto il Ponte Carlo in diverse occasioni e quella mattina era bellissimo perché proprio non c'era nessuno. E siamo andati a vedere il castello quella mattina lì, quindi per arrivare abbiamo fatto tutto a piedi finché appunto non siamo arrivati all'interno del castello, e ci sono diverse cose da vedere. Tantissime attrazioni come San Vito, San Giorgio, comunque la chiesa è bellissima, e Vicolo d'Oro, dove ci sono appunto tutte le casettine di vari artigiani.
All'interno c'era anche l'Old Royal Place, quindi il Palazzo Reale, dove all'interno appunto c'erano tutti i vari stemmi di tutte le casate, molto molto bello. Abbiamo visto anche le varie armature, appunto vi dicevo il Vicolo d'Oro, dove c'erano tutte queste casettine in versione mignon, molto molto carine, i vari artigiani che ci abitavano all'interno. Abbiamo visto anche Dalibor, che appunto era la zona delle torture e si vedeva tutti questi teschi appesi, eccetera. È molto bella, molto incantevole come città. Chiesa di San Vito, c'erano queste vetrate bellissime con dei colori assurdi che ovviamente in telecamera non rendono, però vi posso garantire che c'erano dei colori pazzeschi. Siamo stati anche fortunati, abbiamo visto appunto il cambio di la guardia, diciamo, no, nel senso c'era questa specie di esibizione appunto di questi soldatini qua che facevano il cambio, io ovviamente le prendevo assolutamente in giro, erano troppo simpatici e poi qua è bellissimo il castello, in generale vi consiglio di vederlo, è a pagamento. Quindi le varie attrazioni sono a pagamento, ma con la Praga Card appunto ce l'avete all'interno. Se invece volete fare appunto una gita senza pagare, potete entrare e pagare soltanto quello che visitate. Questo qua è l'orologio astronomico, abbiamo beccato l'ora precisa perché ad ogni ora escono fuori praticamente i 12 apostoli e fanno il giro, non so se si riesce a vedere in alto, ci sono questi 12 apostoli che continuano a girare e appunto lo fanno per un paio di minuti ed è bellissimo, anche se lo stanno ristrutturando. Siamo andati anche a mangiare appunto in una cena medievale, in un posto apposta dove fanno questo spettacolo appunto medievale, cioè il canto, i balli e in più appunto questi spettacoli con il fuoco. Abbiamo mangiato benissimo, birra volontà perché avevamo bevande illimitate anche se non siamo grandi bevitori, ma si è mangiato veramente bene ed è stata una serata fantastica. In più c'era questo dolce tipico fantastico ovunque, praticamente era pubblicizzato ovunque, è un loro dolce buonissimo, sa molto di cannella ed è una specie di brioche che col freddo ovviamente si solidifica, zuccherata e con all'interno potete prendere appunto dolce o salata, ma è buonissima e ve la consiglio di prendere appunto perché è una cosa tipica. Ma non ci siamo fatti anche mancare le salamelle, ve lo dico, però in linea di massima vedete questa cosa zuccherosa molto buona. Vi consiglio di visitare tantissime cose, tra sinagoghe sparse appunto nella zona ebraica molto belle, come il cimitero appunto ebraico e
la Torre delle Polveri, ci sono tantissime cose in zona da poter visitare e vi riempiono un po' la vostra gita. Abbiamo preso la funicolare per arrivare appunto alla torre a Petrin per vedere uno spettacolo stupendo, un panorama fantastico. C'è da cagarsi un po' addosso perché è veramente alto e non abbiamo praticamente fatto tutte le scale, ma ci siamo fermati a metà della torre perché era veramente alto. In più in quella zona, all'interno appunto della zona di Petrin, c'erano tantissime cose da visitare. Alcune erano chiuse sfortunatamente, altre siamo riuscite a visitarle, come appunto la casa degli specchi. Questa qua era una cosa bellissima, c'erano specchi ovunque che ti rendevano appunto, c'era questo labirinto di specchi e in più dopo c'erano questi specchi che ti rendevano grossa, magra, grassa, sì, sapete, le classiche cose che ti fanno sorridere, ti rallegrano un po' la giornata, ti riparano un po' dal freddo. Infatti sembriamo dei pupazzi di neve ricoperti, non so. Questa esperienza a Praga è stata bellissima, ci siamo divertiti tantissimo e mi fa piacere tantissimo di aver condiviso questa esperienza con voi. Spero che vi sia piaciuta e un bacio grande al prossimo video. Ciao!